Segretario, ultime ore prima del voto del ballottaggio, lei in tour dappertutto, ieri Veneto e Friuli, oggi Lombardia, Bergamo soprattutto, come sta andando, che sensazioni ha? Buone, l'importante è che la gente scelga, che la gente dedichi almeno un quarto d'ora al futuro della propria città, ovunque, dalla Liguria al Piemonte, al Veneto, alla Lombardia, l'aria è buona, le promesse del PD si sciolgono, la popolarità di Renzi inizia a dimostrarsi per quello che è, se il centrodestra fa il centrodestra corre, vince, sicurezza, meno tasse, meno burocrazia, via la legge Fornero, stop all'immigrazione clandestina e dei sindaci con le palle che dicono prima la nostra gente, prima i bergamaschi, poi se ne avanza tutti gli altri. Oggi ha parlato tanto di centrodestra, ha avuto un incontro con Berlusconi, c'è qualcosa nell'aria, lunedì si aspetta un consiglio federale, c'è un'anteprima da darci? Mi ha parlato tanto di Milan, voglio una squadra giovane, padana e italiana, poi se il centrodestra fa il centrodestra e la smette di fare la stampella della sinistra ci ragioniamo come Lega, noi abbiamo i nostri progetti, i nostri uomini, però se c'è da combattere Renzi e la sinistra noi ci siamo. Bergamo è importante? Fondamentale, Bergamo e Padova sono le due battaglie fondamentali.